Ucciso in Somalia, Hashi Omar Hassan fu ingiustamente accusato e detenuto per l'omicidio degli inviati del TG3 Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. La sua auto è stata distrutta da una bomba a Mogadiscio. Sentiamo Fabrizio Feo. Una carica esplosiva piazzata sotto l'auto dal lato di guida, un ordigno che a prima vista pare fosse destinato a uccidere solo il conducente. Così è stato assassinato questa mattina a Mogadiscio Hashi Omar Hassan, l'uomo che ha scontato ingiustamente in Italia quasi 17 anni di carcere per l'omicidio dell'inviata del TG3 Ilaria Alpi e del telecineoperatore Miran Hrovatin, i nostri colleghi vittime di un agguato nella capitale somala il 20 marzo del 1994. Hashi, unico imputato, è stato poi assolto dalla Corte d'Appello di Perugia nell'ottobre 2016, al termine di un processo di revisione. Una sentenza che ha parlato senza giri di parole di un'operazione di depistaggio resa possibile innanzitutto dalle dichiarazioni false di Gelle, un connazionale di Hashi che ha poi ritrattato ogni cosa davanti alle telecamere di chi l'ha visto. Hashi Omar Hassan, dopo la scarcerazione, si era visto riconoscere un risarcimento di 3 milioni di euro, con i quali aveva avviato un'attività tra Somalia e Svezia, dove da tempo risiedono i suoi parenti. L'agguato, secondo quanto riferiscono fonti di polizia e giornalistiche locali, sarebbe avvenuto nel distretto di Darkhawali, nella zona meridionale della capitale, e le stesse fonti ipotizzano che l'attentato potrebbe essere legato al rifiuto di versare una tangente a gruppi terroristici islamisti legati ad Al-Shabaab. Comunque restano molti gli interrogativi sul movente di questo attentato, proprio in relazione al delitto in cui furono assassinati i nostri colleghi, ancora senza colpevoli.